Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, due splendide letture che vedremo brevemente. La prima narra la drammatica distruzione, la drammatica e tremenda distruzione di Sodoma e Gomorra da parte dell'Altissimo attraverso gli angeli scesi ad eseguire il decreto della divina giustizia. Particolari da notare su questo episodio: numero uno, abbiamo sentito nei giorni scorsi che tipo di territorio erano luoghi dove sorgevano Sodoma e Gomorra, terre meravigliose, fertili, lussureggianti. Numero due, a Sodoma e a Gomorra aveva abitato Lot. Lot era giusto, era un figlio di Abramo. E prima di mandare il fuoco e lo zolfo, così dice il testo, dal cielo, il Signore fa uscire Lot con la raccomandazione di non voltarsi indietro. Piove fuoco e zolfo dal cielo, la moglie di Lot si gira, quindi trasgredisce l'ordine divino e diventa una statua di sale. Sono tutti quanti episodi dal forte sapore e valore simbolico. E poi la descrizione di com'era la valle dopo la distruzione, che non ci cresceva più una stella di erba. Io ci sono stato, io l'ho vista in Terra Santa, è una zona non lontana da Gerico e dal Mar Morto, e quando si va dice qui c'era Sodoma e Gomorra, andate a vedere quello che è rimasto. Ora sappiamo benissimo, anche se non immaginate che cosa si sente adesso dire in giro anche da alcuni esegeti, se voi aprite il vocabolario della lingua italiana e andate a vedere che cos'è la sodomia, si sa che cos'è la sodomia. Attenzione che la sodomia, per l'amore del vero, anche se sono discorsi un po' scabrosetti da fare dal pulpito, non riguarda soltanto un certo tipo di rapporto tra persone dello stesso sesso, ma purtroppo capite che può coinvolgere anche relazioni tra persone di sesso diverso, ed è ugualmente un peccato gravissimo, d'accordo? Quindi non è che c'è soltanto in una direzione, c'è in entrambe le direzioni, ma sono, sapete che esistono nel Catechismo della Chiesa Cattolica quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. Sono l'oppressione dei poveri, la frode della giusta mercede agli operai, l'omicidio volontario, tra cui rientra, ahimè, il delitto dell'aborto, e il peccato impuro contro la natura. Attenzione che non sono soltanto gli atti omosessuali, perché il peccato impuro contro la natura può essere compiuto anche in una coppia non omosessuale, quando si fanno le stesse cose che avvengono all'interno di una relazione omosessuale. Sono peccati gravissimi, da confessare. Nel Vangelo, invece, abbiamo un episodio di grandissima consolazione. Questo episodio molto molto istruttivo, tempesta che si scatena sulla barca, poi i particolari degli evangelisti sono sempre molto molto scatenarsi, una tempesta così violenta che la barca è ricoperta dalle onde e Gesù dormiva. Quindi fa un po' impressione immaginarsi questa scena, immaginate che va a dormire con una tempesta, però dormiva. E questi si accostano e dicono: salve, ci siamo perduti. E Gesù si sveglia e dice, prima di fermare: perché avete paura, uomini di poca fede? E ferma la tempesta. Capite che questo è un episodio dalla valenza formativa ed educativa straordinaria. Sapete che la barca, tutta quanta la iconografia cristiana, la barca simboleggia la Chiesa, mentre Sodoma e Gomorra rappresentano, sono un simbolo delle persone che si sono volontariamente allontanate da Dio, quindi non vogliono avere nulla a che fare con Dio e con la salvezza che offre, e quindi incorrono inevitabilmente, perché chi non entra sulla barca della misericordia poi passa per la divina giustizia, non ci sono altre possibilità. Invece chi sta nella barca, la barca che rappresenta la Chiesa intesa come il popolo dei salvati, quelli che stanno con Gesù, naviga in mezzo ai flutti e ogni tanto arriva qualche botta, arriva qualche tempesta. Quante ce ne sono state nel corso della storia della Chiesa, non si sanno. E quelle botte danno l'impressione che da un momento all'altro veramente qua possa essere la fine. Ripeto, chi ha studiato la storia della Chiesa sa quante volte sono successi questi episodi. Ma sono permessi dal Signore, perché Gesù rimane nella barca. Lui dorme, ma potremmo dire, sembra che dorme, ma non dorme. Perché se ha permesso che una certa tempesta sia arrivata, lo fa per due motivi. Primo, per vedere se noi siamo forti come la Madonna, che la Madonna non ci aveva paura. Se ci sta Gesù, noi che siamo dentro la Chiesa, certo noi soffriamo nel vedere tante cose che non funzionano, che non funzionavano nella Chiesa, per carità. Ma siccome la Chiesa di Gesù lui ci sta,
la paura o il panico mai. E uomini di poca fede, cioè, perché di poca fede? Se ci sto io qui, che pensate che io faccio affondare la barca con me dentro e con voi dentro? Non la farò. Però attenzione, sti poracci, spezzare una lancia a favore di questi poveretti. La tempesta era brutta e la barca era ricoperta dalle onde, quindi sembrava inevitabile la caduta. Allora capite che questo brano episodio evangelico è molto importante perché ci invita e ci sprona ad entrare nella bellissima spiritualità dell'abbandono. Noi stiamo tranquilli e sereni come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, se viviamo in grazia di Dio, quindi in comunione con la Chiesa, perché siamo protetti da Domine Dio in persona. E quando arriva qualche rovescio, sia a livello, che ne so, di vita ecclesiale, ma anche a livello di vita personale, noi non dobbiamo mai dimenticare che se certamente potrebbe essere non voluto da Dio, perché Dio non vuole ordinariamente le cose negative con una volontà positiva, lo sta comunque permettendo. E lo sta permettendo e quello andrà avanti fino a quando il Signore lo permetterà e se ne uscirà con una bonaccia più grande di quella che c'era prima. Questo è l'insegnamento evangelico che ci dà grande consolazione e in cui sempre e dovunque ci aiuti il Signore a riposare in pace. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, Signore.